Pagliacci e pagliacce, benvenuti tutti in questo nuovo videozzo su Black Ops 3. Quest'oggi ragazzi siamo su postazione e faremo una bellissima partita con quest'arma che praticamente sarebbe il Razorback. Razorback, vi spiego velocemente che tipo di arma è. Per chi non lo sa, allora il Razorback ragazzi è una mitraglietta, e precisamente è l'ultima mitraglietta che si sblocca, quindi mi sa che vi dovete fare un po' il mazzo per sbloccarla. Però ragazzi, come state vedendo dal gameplay, è un'arma veramente forte dalle mille risorse, perché ragazzi quest'arma ha veramente una precisione impressionante per essere una mitraglietta. Siccome ragazzi voi sapete che le mitragliette non sono precise, anzi tendono ad avere un rinculo abbastanza notevole, e quindi l'arma sballottola un pochino. Quest'arma invece ragazzi già normalmente di suo è precisa, considerando che è una mitraglietta. In più, aggiungendosi tutti gli accessori che io ho messo in quest'arma, fa veramente i culi alle persone online. Quindi ragazzi, voi preparatevi, perché quest'arma ha veramente qualcosa di eccezionale. Questo nuovo setup classe che vedremo oggi parla appunto del Razorback. E qui l'abbiamo capito. Allora ragazzi, io vi dico che questa classe è veramente fortissima. Voi pensate che io, non lo so, ho fatto un risultato veramente eccezionale in questa partita. Ho fatto 60 uccisioni e 11 morti. Quindi pensate voi quanto, diciamo, ho arato il culo alle persone. Allora, voi pensate che comunque, come vi stavo dicendo e vi ho già detto, quest'arma non è molto precisa, perché è una mitraglietta. Le mitragliette tendono a essere imprecise rispetto ai fucili d'assalto, mitragliette leggere e cecchini soprattutto, visto che il cecchino è l'arma in eccellenza per la precisione. Allora, io ragazzi vorrei partire, mentre vi intrattengo col gameplay, con gli accessori con cui ho equipaggiato quest'arma. Allora, come si nota benissimo dall'arma ragazzi, ho messo il mirinole. In realtà ero indeciso se mettere il mirinole a quest'arma, però ragazzi voi fate che il mirinole mi ha aiutato veramente molto in questa partita, soprattutto perché il mirino normale dell'arma non tanto mi piaceva, non mi ispirava. Soprattutto appunto ho messo un mirinole. Dopodiché ragazzi ho messo i caricatori rapidi. I caricatori rapidi ovviamente ci devono stare per forza in quest'arma, perché voi sapete che io amo far combaciare precisione e velocità, soprattutto per l'altro accessorio che ho messo, ovvero il calcio regolabile. Infatti, se avete visto, notato finora, la maggior parte delle uccisioni che ho fatte le ho fatte in movimento, e senza quel calcio regolabile veramente la maggior parte non sarei riuscito proprio a farle. Io ringrazio il calcio regolabile, perché veramente mi aiuta quando io ne ho bisogno. Invece ragazzi, continuando, ci deve per forza stare, dato che è un'arma che si avvicina alla perfezione in quanto di precisione, la canna lunga. La canna lunga ragazzi fa arrivare i colpi molto più lontano. Quest'arma già di sua è molto precisa, figuriamoci con la canna lunga. I risultati che si ottengono sono questi qua che vedete in questo gameplay. Quindi la canna lunga in quest'arma ci deve stare per forza. E come comunque ultimo accessorio ho messo, indovinate? Ovviamente anche qui ragazzi non poteva mancare l'estrazione rapida. Infatti se poi dopo vi faccio vedere nella schermata dell'arma del crea una classe, che praticamente il Razorback arriva ad avere una precisione assurda, perché nelle tacche dove ci sono portata, precisione, danno, la precisione praticamente è quasi arrivata al massimo. Quindi lo vedete anche dal gameplay, e pensate che quest'arma non solo è anche precisa, ma è anche forte in danno. Cioè guardate con quanti colpi sono riuscito ad ammazzare quel tipo. Poi ragazzi, in fila, peggio ancora, l'estrazione rapida combacia alla perfezione in questo caso con la canna lunga. La canna lunga vi ho detto che aumenta la portata dei colpi, quindi li fa arrivare il più lontano possibile. Però ragazzi, forse in questa partita sono stato molto fortunato, perché sono stato più scrupoloso. Ecco, tipo vedete qui ho avuto un culo della madonna, non so manco io come ho fatto, perché in questa partita mi è riuscito bene il fatto di non correre proprio. Questo consiglio già ve l'avevo dato, vi avevo già detto di non correre, cercare di correre diciamo il meno possibile quando giocate a COD, perché i risultati che si ottengono sono maggiore precisione, maggiore attenzione mentre si gioca. Poi questo, oddio, qual è peggio kill ragazzi, attenzione, vabbè, non ho capito questo. Comunque ragazzi, partono anche i raps adesso, quindi come vedete quest'arma merita veramente un setup classe. Secondo me è la mitraglietta più forte, perché prima c'è questa e dopo c'è il CUDA ragazzi. Al primo posto io metterei il Razorback tutta la vita. Cioè io non so se mi spiego, ma io con quest'arma ragazzi sono riuscito a fare il bordello in questa partita. Oddio, ho ucciso quello col glitch. Ragazzi, assurdo, non ci credo. Non ci credo. Il tipo si era teletrasportato indietro col glitch e l'ho ucciso. Vabbè dai, è una sculata questa. Devo dire che comunque in questa classe non c'è la terza specialità. Appunto, parlando di specialità, ho messo come prima specialità fantasma e come seconda specialità sciacallo. Fantasma ovviamente non può mancare, perché decidetevi ragazzi, in una classe o roba forte o fantasma la dovete avere, perché una delle due, o il radar loro o il radar nostro, non si deve vedere in base a se mettete fantasma o roba forte. Quindi ho messo roba forte
No, scusate, ho messo fantasma e sciacallo. Infatti, come vedete, qui recuperavo ogni volta le munizioni. Se no avrei già finito il Razorback, che comunque ha poche munizioni. Con sciacallo, ragazzi, sto proprio a posto. Tanto è vero che ho fatto un bellissimo risultato. Anzi, sono contento di me stesso e del risultato fantastico che ho fatto. Tanto è vero che vi consiglio di usare quest'arma sempre. Dico, sbloccatela definitivamente e usatela sempre, perché voi non vi rendete conto della potenza nascosta che hanno certe armi. E poi, ragazzi, forse non lo so, forse per via dell'ultimo aggiornamento, io la vedo più forte rispetto a prima. Poi vi ricordo che COD è un gioco in completa evoluzione, no? Continua evoluzione. Tutte le armi cambiano, tutta la, diciamo, la portata e il ratio da fuoco delle armi cambia. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa che mi piace particolarmente di quest'arma. Non so se ve ne siete accorti, però ve lo dico io, ma è la, diciamo, maneggevolezza che c'ho in quest'arma. Tipo, in questa uccisione qua, e anche quando mi muovo, forse sarà per il via del calcio regolabile, ma ragazzi, ho testato anche questa cosa senza. Ovviamente col calcio regolabile aumenta, ma anche senza ha veramente una buonissima portata nei movimenti e soprattutto quando si salta, perché molte kill prima le avevo fatte così. Quindi voi pensate, la maneggevolezza che ha l'arma in sé per sé, aumentata con il calcio regolabile, porta veramente ad avere un'ottima mobilità. E secondo me, ragazzi, la mobilità è una delle cose più importanti in questo gioco, perché se voi non riuscite a muovervi con un'arma, siete degli elefanti ingombranti. Quindi se siete degli elefanti ingombranti, pensate voi che non riuscite nemmeno a muovervi. Tipo, qui, tipo, mi stavo gasando troppo e già tipo poi hanno chiamato anche il cazzo di robot là e non stavo capendo praticamente niente. Quel Cerberus bastardo, quanto l'odio in questo gioco. E comunque non so il perché, ma comunque il danno in quest'arma non è eccessivamente elevato. Però con tutti gli accessori me lo fa sembrare realmente così, come se fosse elevato. Infatti nella maggior parte delle volte sono riuscito a fare molte cose che non facevo normalmente. Quindi, ragazzi, ritornando alle specialità, vi dicevo che avevo messo soltanto fantasma e sciacallo. La terza non l'ho messa perché comunque per mettere tutti gli accessori che abbiamo messo a qualcosa dovevamo rinunciare. Allora ho ben pensato di rinunciare alla terza specialità. Ma ragazzi, frega cazzi della terza specialità, guardate insomma che risultatone che sta uscendo, che bel gameplay ottimo che ho fatto. E soprattutto il modo scrupoloso con cui ho giocato qui, stando più attento e mirando di più. Che ricordatevi che tutti i consigli che vi ho dato, per chi vede tutti i miei video, perché ovviamente capisco che nessuno si vede tutti i miei video, però per chi qualcuno magari se li ha visti o si è visto maggior parte dei video di Black Ops 3, sapete che se voi seguite tutti i consigli che io vi do, riuscite veramente a fare il nuclear o a fare tutto quello che volete nel lobby. Il problema, ragazzi, è avere voglia di farlo, perché io non ce l'ho voglia di fare tutte quelle cose. E forse ricordarselo, ma a ricordarselo non è un problema, perché me le ricordo, perché ve le ho dette anche io. Quindi il problema è avere voglia di farlo, perché io tipo quando gioco a COD voglio fare quello che voglio, andare in giro per la mappa, sparare, fare cose assurde. Diciamo che io non sono più tipo da nuclear, ma tipo da risultati enormi, tipo 60-10, 75, insomma questi tipi di risultati qua. Se poi faccio il nuclear comunque ben venga, qui vabbè, un deficiente, sono morto. In particolare, ragazzi, in questa partita non avete idea di quanto mi è servito sciacallo, voi non ve lo immaginate. Poi tipo guardate qua quanti ne sono riusciti a prendere, 3, ecco, per arrivare a quelle va bene. Comunque, ragazzi, 3 con una precisione assurda, l'arma non so se ve lo l'avete visto, ma rimaneva immobile. Ragazzi, trovare una mitraglietta così è veramente un regalo sotto il ponte. Pensate voi che figata è avere un'arma così, è veramente un regalo, ragazzi. Bene, ragazzi, per concludere il gameplay, come vedete, questa è l'arma Razorback con gli accessori che vi ho detto: calcio, ole, canna, estrazione, regolabile e rapidi, i caricatori. Le specialità, quelle che vi ho detto, intanto qui mi arrivano i messaggi, ti voglio bene, anche io ti voglio bene se vedrai questo video, fantasma e sciacallo, e qui vanno le wheel card relative per gli altri accessori. Quindi, ragazzi, niente, questa è stata forse uno dei setup, è uno dei video più belli che ho fatto di Black Ops 3 sui setup, perché veramente quest'arma merita veramente moltissimo, soprattutto il risultato che ho fatto. Per quanto riguarda lo specialista, ragazzi, vi consiglio di mettere uno specialista che fa tante uccisioni, quindi o lo Shite, oppure vi mettete il Prophet, scusate, quello, il Tempest, quello che spara i fulmini a manetta, oppure anche il Battery va bene. Beh, ragazzi, il video è finito, io spero che questo setup bomba vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi aiuta a lasciare un bellissimo mi piace e un bellissimo commento. Se magari volete dirmi qualcosa o volete consigliarmi qualche altro tipo di classe da fare, da portare, insomma quello che volete voi. Vi ricordo di passare anche dal mio profilo Instagram e Facebook, perché ragazzi vi aspetto anche lì. Mi raccomando, siate numerosi anche lì. Bene, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo setup classe, che anche il prossimo mi sa che è molto interessante, che già ce l'ho in mente. Bella, e al prossimo videozzo e spolliciate.